Bene arrivata, signorina. Ha fatto buon viaggio? E la nuova cliente va a farsi assegnare una camera. A Milano i bambini hanno un albergo tutto per loro, un albergo vietato ai grandi, la Pouponnière. L'ultima arrivata fa il suo ingresso un po' rumoroso nella hall, ma nessuno si formalizza. Sono tutti molto occupati, a giocare naturalmente. Lasciamoli ai loro giochi e andiamo a cercare il professor Bernardi per chiedergli come gli è venuta l'idea di creare questo albergo. L'idea non è mia, è delle giovani madri che ci chiedono molto frequentemente di assistere i loro bambini sotto un controllo pediatrico costante in un ambiente psicologicamente adatto. Secondo lei la vita in comune ha un influsso favorevole sui piccoli ospiti della Pouponnière? Certamente, fin dai primissimi tempi di vita. Il nostro scopo è quello di offrire una soluzione anche immediata a problemi familiari di ogni tipo in questo campo. Se i genitori devono fare un viaggio, se hanno degli impegni, se vogliono starsene un po' tranquilli, mandano i figli qui. La sola condizione posta dalla direzione è che siano sani. C'è però un inconveniente, ed è che i bambini, una volta rientrati a casa, al primo rimprovero, al primo castigo, dicano ai genitori: beh, sapete che c'è di nuovo? Faccio le valigie e me ne torno in albergo.